Lei ebbe fin dall'inizio della sua esperienza nella vita religiosa, delle esperienze anche di tipo mistico, particolari, no? E quando era con le Claretiane, la sottoposero anche al parere molto esigente di un padre spirituale, un sant'uomo. Padre Antonio Naval, che vide e lì l'opera di Dio, capì l'opera di Dio, e fin da subito, prima ancora di fondare le nostre congregazioni, prima quella femminile in Spagna e poi quella maschile qui a Roma, prima ancora lei da subito si è sentita attratta dall'esperienza della misericordia di Dio, l'amore misericordioso del buon Gesù, come lei lo chiamava. C'è una pagina del suo diario, la prima, 5 novembre 1927, se lei pensa che le nostre